Soleil sorge sbotta dopo le critiche relative al suo box domande su Instagram. È questa la società in cui volete vivere, giusto? Schifosi. Soleil sorge non ha reagito bene alle critiche ricevute dopo la gaffe che ha fatto il giro del web. L'influencer aveva infatti pubblicato una domanda di un follower riguardante il brand dei suoi occhiali, ma poco dopo, ripostando le varie domande ricevute, quella sugli occhiali sembrava provenire proprio dal suo stesso profilo. Questo ha scatenato ironia e prese in giro da parte degli utenti. Soleil sorge sbotta sui social dopo la gaffe sugli occhiali da sole. Soleil, infastidita dalle critiche, ha deciso di rispondere pubblicamente con una serie di video, spiegando in un commento la vera dinamica dell'accaduto. Nel suo intervento ha affermato che non si trattava di una strategia di autopromozione studiata a tavolino, ma piuttosto di un errore tecnico o un malinteso legato al funzionamento della piattaforma. Buongiorno. Tutti i ratti dalle fogne sono usciti questa notte, tanto voi vi beccate la disinfestazione e io la mia vita meravigliosa. Mi ero ripromessa di non fare stories appena sveglia, perché sono estremamente senza filtri, cosa che già mi appartiene in modo particolare, ma la mattina proprio lo sento e lo voglio comunicare e non me ne faccio alcun problema, sarà dovuto a tutti i traumi vissuti quando dovevo andare a scuola, che per la frustrazione ho iniziato a dirla, no non ci vado. E ancora, comunque come potete vedere si è innalzato il livello di felicità questa mattina, mi era sceso un momento di tristezza fino a che poi ho realizzato e ho detto, sti cazzi. Noi viviamo tutti nella stessa società e questo mi rattrista e lo dico. Ma che problemi ha la nostra società? L'Italia ha un gravissimo problema, di non saper gioire per gli altri, ma di uccidere il successo degli altri e ogni volta che vedono qualcosa di diverso, di migliore cercano di distruggerlo perché voi le cose che vi fanno stare comodi, volete rivedere quella scea della porta accanto, vedere che i vostri vicini hanno i vostri stessi problemi, le vostre stesse sofferenze, perché se non ce l'ha l'altro non è giusto che lo abbia io e io non faccio niente per uscirne quindi neanche l'altro deve uscirne. È questa la società in cui volete vivere, giusto? Schifosi. La Sorge ha poi spiegato che, a differenza di altri influencer, non inventa domande o richieste e ha sempre ignorato le critiche e i sabotaggi. Tuttavia, ha collegato il tutto a un discorso più ampio sulla libertà di espressione e la necessità di far sentire la propria voce, criticando chi manipola l'opinione pubblica e concludendo con una stoccata agli haters.